Fanpage è a Milano per la seconda edizione della All United Cup, testimone d'eccezione è Nicola Berti. Nicola, l'obiettivo della manifestazione è insegnare ai ragazzini a accettare le diversità e insegnare loro a combattere il razzismo. Evento importante, no? Importantissimo, specialmente per i ragazzini di questa età, che è straordinario, insomma. Devono essere tutti uguali. Poi ho sentito arrivando che ci sono di tutte le razze, cioè ci mancherebbe altro. Siamo, non penso che ci sia più bisogno di parlare di questo, insomma. Siamo, abbiamo passato queste forme orribili che esistevano un po' di anni fa probabilmente, ma adesso vedo che i bambini stanno bene tutti insieme ed evviva a fare queste manifestazioni, insomma. Senti, invece il calcio degli adulti che cosa può fare per combattere il razzismo? Non c'è razzismo nemmeno lì, c'è qualche sfottò, qualche bu di troppo sicuramente negli stadi, che influenza sicuramente i ragazzini, però secondo me anche quello è un po' esagerato dalla stampa, insomma, perché sono cose che ci sono sempre state e non si è mai detto niente. Adesso perché c'è qualche nome grosso che si lamenta così, lo si segue un po' più da vicino, ma comunque sono stupidate, sono. Secondo me non esiste più questa forma. Nicola, in questa cornice storica e suggestiva per Milano ci hanno giocato Inter e Milan. Io abbiamo fatto qualche amichevole con l'Inter degli anni 90, dunque me la ricordo perfettamente. Mi ricordo anzi che giocai qui con Ronaldo una partita molto, molto, molto carina, un amichevole contro, non mi ricordo con quale squadra, però. Senti, inevitabile chiederti dell'Inter. Ti convince questo progetto di Mazzarri? Mi convince perché è stato l'allenatore. È stata una scelta importante, un investimento importante, non penso che bisogna mollare, un anno di transizione, però con il nuovo presidente, cioè, si è cambiata la gestione, questo è il fattore portante di questa stagione, che porterà nuovi acquisti, nuove persone nella società, e penso che siamo sulla strada giusta. Chiaramente il distacco è abbastanza largo per arrivare a vincere il campionato, tra l'altro, però già l'anno prossimo entrare nelle prime tre sarebbe già un grossissimo obiettivo. Nicola, su questo campo ci fu la prima presentazione del Milan di Berlusconi, quello famoso degli elicotteri. Cavolo, questo l'ho scordato. Vabbè, ma comunque siamo a Milano, qui di squadre ce ne sono, dunque non. Senti, sono leggermente un po' antimilanista, però. Ma ormai. Senti, invece, parlando di Milan, quanto è lontano questo Milan da quel Milan là? Vabbè, lontanissimo, ma come l'Inter di lontana di quella di 3 anni fa o quella degli anni 90, dei tedeschi, insomma. Sono distanziati, insomma, però adesso vedo che c'è volontà di far bene, volontà di primeggiare, perché Milano deve primeggiare, siamo obbligati, insomma, una città come Milano, siamo obbligati. Senti, invece spostiamoci a Torino, Juventus imprendibile in campionato, invece in Europa League come la vedi la Juve? Europa League la vedo bene, penso che poi giocata a Torino questa finale li stanno motivando e penso che la vinceranno anche, perché comunque è una squadra molto molto forte, insomma. È stata sfortunata in Champions League con il Galatasaray, però devo dirgli che la Juventus c'è anche l'ultima partita che ha fatto a Catania, che l'hanno messa in rissa, e loro sono stati subito bravi ad adattarsi a quel tipo di partita, insomma. Devo dire brava la Juventus, anche se mi dispiace, però brava. Senti, l'ultima cosa, su questo campo ha allenato anche il tuo amico Walter. Grande, vero, mi ricordo, la Brera, mi ricordo, con poca fortuna. Volevano diventare la terza squadra di Milano, non ci sono riusciti, però ha avuto fortune diverse. Adesso è a Dubai che se la sta godendo e sta anche allenando bene, sta facendo bene. Intravedi un nuovo Zenga? Difficile, insomma, Valterone è stato un grande, veramente.